Marina di Ravenna. Tutto è pronto per ospitare il 7° campionato italiano drifting per società pesca d'altura, organizzato da Ravenna Fishing Club in collaborazione con Proloco Marina di Ravenna. 42 squadre impegnate e 200 persone in lotta per conquistare il titolo. Due manche di gara. Le condizioni meteo però hanno compromesso la prima manche. Per il forte vento, la competizione del primo giorno è stata annullata. Insieme a Fabrizio Fabbri, a capo dell'organizzazione, vediamo alcuni aspetti tecnici della gara. Fabrizio, allora, abbiamo visto tanti equipaggi, tanta partecipazione, tanto entusiasmo, tanti equipaggi giovani, perché abbiamo notato che ci sono tantissimi angler attorno ai 20 anni. Questo ci fa piacere. Sì, sicuramente. Una partecipazione di tanti anche ragazzi giovani che da tempo non si riscontravano e non si vedevano in questa disciplina, che comunque per com'è fatta e per come viene praticata chiaramente non è propriamente per neofiti, comunque per persone giovani. Quindi partecipazione, coinvolgimento, entusiasmo, cosa che ci riempie di orgoglio e anche di responsabilità. La gara è impostata su due manche, purtroppo oggi il vento l'ha fatto un po' da padrone, ci è toccato rimanere a terra. Sì, appunto, purtroppo oggi il vento ha soffiato forte fino a oltre la metà della giornata e non ci ha consentito di uscire in pesca almeno per quel numero minimo di ore ragionevoli per fare comunque una manche che sia rappresentativa. Domani ce la giochiamo tutti e tutto in giornata unica, in 7 ore. Sappiamo che le condizioni meteo sono favorevoli e quindi sappiamo che domani affronteremo la giornata completa e ci giocheremo tutte le nostre carte. Secondo giorno di gara. Gli equipaggi sono pronti e gli agonisti non vedono l'ora di entrare nel vivo della gara. La prima delle due giornate è saltata e questa è l'unica occasione per fare bene. Dietro, va sotto! No. Dietro! Sono momenti di estrema concitazione. L'equipaggio deve sempre dare immediata comunicazione alla radio, alla direzione gara, indicando le coordinate, il numero dell'attrezzatura impiegata, l'orario di ferrata e di cattura rilascio, il nome del concorrente alla canna e la tipologia del pesce catturato rilasciato. Ferma motori! Avanti! Piano! Vai! Quelli più! Con l'asta di misurazione provvista di 4 fasce di colore si stabilisce la lunghezza del pesce e il corrispondente peso tecnico di fascia. A tal proposito, la telecamera a bordo è obbligatoria ed è fondamentale per attribuire la relativa fascia. Piano, piano. È rosso. Aspetta. Vai poi davanti. Avanti. Vai. Ciccio. Basta. Vai. Taglia. È rosso? Come da regolamento, si deve effettuare il rilascio obbligatorio di tonno rosso e aguglie imperiali. Grande! Dai! Dai! Sì! Vai! Un po'.
quarterback. Insieme all'equipaggio, su ogni imbarcazione è presente un ispettore di bordo per compiti ben specifici di controllo e verifica della condotta. No, è quello dopo il terminale. Questa è l'asta di misurazione che noi utilizziamo quando riusciamo a portare il pesce sotto la barca alla fine del combattimento. Sfruttiamo questo occhiello per infilarlo nel terminale dell'attrezzatura e portiamo quest'asta a filo del pesce. Praticamente noi avremo il pesce in fianco all'asta di misurazione e dove finisce il pesce, e cioè la coda, noi utilizziamo come riferimento l'apice della coda del pesce, quindi l'estremo, vediamo se rientra all'interno di un colore, di un altro o di un altro ancora. Queste fasce di colore determinano poi il punteggio in base alla dimensione del pesce. Abbiamo un punteggio che è fisso per il verde, per il bianco, per il rosso e per l'over, cioè i pesci che con la coda vanno oltre la lunghezza dell'asta. Quindi questa è una prima discriminante per attribuire un punteggio al pesce in base alla dimensione del pesce stesso. Toccalo con l'asta, Stefano. No, sono stretto. Bel pesce, dai. Toccalo. Boh. Mi metto in abbrivio. Vicino al rosso. Sono già in abbrivio. Sicuramente il timing è un'altra ottima discriminante tecnica della pesca al tonno, perché noi abbiamo due obiettivi. Il primo è quello di naturalmente valorizzare tecnicamente l'equipaggio, perché la pesca dal tonno e la pesca in natura è comunque una pesca che si fa in equipaggio, quindi la capacità di uno skipper di avvicinarsi al pesce, la capacità di un angler, di un pescatore, quindi di avere sensibilità sulle attrezzature, portarle al limite senza entrare nella rottura della lenza o del terminale. E quindi chi è più bravo, sicuramente con un pesce di pari dimensione, utilizza un tempo minore per portarlo sotto la barca, e quindi questa è una discriminante tecnica. Però c'è anche una discriminante etica nel timing, e cioè si cerca chiaramente di spronare, incentivare il pescatore a ridurre i tempi di combattimento, perché il tempo di combattimento più è breve, meno il tonno è stressato dal combattimento stesso, e quindi potremo rilasciarlo nelle migliori condizioni possibili, che viene il tutto memorizzato e verificato da queste piccole telecamere che si utilizzano per appunto immortalare la misurazione del pesce e soprattutto il momento del rilascio, perché se un pesce nella prova video della misurazione del rilascio non viene visto chiaramente dal giudice di gara rilasciato vivo, non viene data valida come cattura. E quindi la telecamera, garante della misurazione del pesce
e anche e soprattutto del corretto rilascio. Una cosina va detta, che viene valutato anche la modalità del rilascio, e cioè la corretta ossigenazione del pesce prima appunto di ridargli la libertà, e il non provocare alcun tipo di danno che non sia quello strettamente necessario della cattura, e quindi con mani nella pelle piuttosto che altri attrezzi strani che lo prendono nella coda, eccetera. Quindi la telecamera garante di tutto questo, della correttezza del rilascio, della correttezza della misurazione e soprattutto delle modalità per arrecare il minor danno possibile al pesce stesso. Rosso! No, vicino all'amo, vicino all'amo, attenta, prendi l'asta, rilascio, via, vai, bravo Sammy, bravo. Ami cosiddetti circle, cioè circolari, cioè hanno una forma tale per cui normalmente il pesce viene allamato nell'apparato boccale. Questa forma circolare impedisce all'amo di agganciarsi nella gola e all'interno dell'apparato boccale del pesce. Quindi diciamo che la curva circolare dell'amo fa slittare l'amo all'interno dell'apparato boccale e lo fa fermare proprio all'esterno, quindi non crea alcun tipo di danno in organi vitali del pesce. Poi il fatto di lavorare senza ardiglione, sempre obbligatorio dal punto di vista delle norme tecniche delle gare federali, senza ardiglione vuol dire che il pesce può essere tranquillamente slamato, oppure se si taglia e si recide il terminale, l'amo può uscire dalla bocca del pesce in maniera molto naturale. Ultima cosa che volevo chiederti è questo, cioè l'utilizzo di questa di quest'asta. Questo qui è un tag, giusto? Oltre che liberarli, torni, si prova anche a marcarli, punzonarli. Sì, esatto. Questa è un'asta per un tag, per taggare i pesci, per marcarli. Questo è proprio un marcatore di pesci, un tag. Ecco, questo è praticamente un filetto di plastica dove viene marcato un numero di matricola e un codice. Questo codice viene abbinato ad una scheda di cattura. Quindi nel momento in cui, prima di rilasciare un pesce, questo non è obbligatorio farlo, però in tanti lo fanno e lo facciamo all'interno sempre del circuito federale, che fornisce aste per tag e tag, quindi, e il fatto di rilasciare all'interno, diciamo sopra la cuta del pesce, questa marcatura, questo tag,
ci permette, ci consente, una volta che un giorno questo pesce magari sarà ripescato, che sia dalla pesca professionale o quella sportiva, non ha importanza, viene poi restituito all'organo federale che si preoccupa di avere un'indicazione statistica del percorso che ha fatto il pesce, dell'accrescimento, da quanto tempo era stato marcato precedentemente. Lì contro, bianco ragazzi, bianco. Vai. Grazie. Bravi. Grandi ragazzi. Bravi ragazzi. Bravo, bravi. Grande, grazie. È fatta. Le imbarcazioni stanno rientrando in porto. La gara, organizzata sotto l'egida della FIPSAS, ha tenuto ritmi molto alti di catture, nonostante l'inconveniente del maltempo che ha costretto ad accorciare i tempi di durata da 7 a 5 ore. I pescatori hanno realizzato i loro punteggi in cordialità e amicizia, con un sano senso di agonismo e spirito competitivo. La vuoi così o vicino? Se ce l'hai già te? Al termine della manche, la direzione si riserva di controllare lenze e montature che abbiano contribuito a catturare e rilasciare i pesci tramite opportune misurazioni. La consegna avviene per mano dell'ispettore di bordo, unitamente ad un membro dell'equipaggio. Terza società classificata al settimo campionato italiano drifting 2018, ASD Lenza Loredana Rovigo, 2560 punti. Bravi, bravissimi.
qualcuno lo dovrà pur tenere quel trofeo. Società seconda classificata al settimo campionato italiano Big Game Drifting 2018, ASD Big Game Lignano, 2560 punti. Bravi, bravissimi. Vince il settimo campionato italiano drifting per società ASD Birillo Scuba Fishing Club. Complimenti, perché vincere una gara come questa non capita tutti i giorni ed è la gara più importante del Big Game italiano. Come è andata oggi? Siamo veramente euforici, abbiamo vinto una gara fantastica, perché fantastica si dice perché pochi pesci, come si sapeva all'inizio, e siamo stati fortunati che nella pesca non può mancare la fortuna. Siamo caduti in un posto dove c'erano tre pesci e li abbiamo presi. Complimenti ancora, e siete i più forti d'Italia, questo è un dato di fatto. Complimenti, bravi. Grazie. Sia la grande, vogliamo ringraziare tutto il team, che è stata anche un po' una tattica con tutto il nostro club, e che abbiamo studiato anche un po' i punti dove andare e ci abbiamo azzeccato. Questa volta è toccato a noi. Presentaci anche i ruoli, perché ogni equipaggio che si rispetta ha i ruoli, no? Enrico. Angler. Pasturatore. Pasturatore automatico. Io questa volta ho fatto il giudice. Il giudice, sì, il nostro giudice. Comunque, ragazzi, complimenti e siete i più forti. Complimenti. Grazie ancora. Grazie.